Ora, per la serie fino a qui abbiamo scherzato. Questa parte era facile. Adesso dobbiamo andare a tracciare una circonferenza di raggio, anzi due, di raggio 6, questa qua, da diametro 12. Il punto è trovare il centro della circonferenza. Allora, la circonferenza passa nel punto in cui la prima circonferenza che abbiamo tracciato da 13 incontra l'ultima da 3 che abbiamo tracciato qui. Quindi sappiamo che questo punto appartiene alla circonferenza da 12 di diametro, e che quindi dista 6 centimetri dal centro. Per cui, come prima cosa, puntando il compasso qui, apertura 6, diametro 12, raggio 6, vado a tracciarmi un arco che mi dirà che in quella zona si trova il centro di questa circonferenza che sto per tracciare. Per cui raggio 6, io per farlo ho dovuto fare un minimo di ragionamento dietro. Mentre le altre sono intuitive e a livello matematico, questa ho dovuto prima cercarmela. Questa è la prima circonferenza, questa è l'ultima che abbiamo tracciato, quindi questo punto di intersezione è quello dove passerà anche la circonferenza da 12. Quindi punto il compasso aperto a 6 qui e vado a fare, mai come ora mi devo tenere leggera, un arco su cui poi andrò a costruire il centro. Ora, sempre la circonferenza da 12 è tangente esterna alla circonferenza da 8 qui su una linea che non è la diagonale di questo quadrato, ma pa parte dal vertice e passa per il centro della circonferenza rossa. Cosa vado a fare quindi? Partendo dal vertice del quadrato qui in alto, vado a fare una linea leggerissima che passerà per D, che è il centro di questa circonferenza. A questo punto, la circonferenza che adesso devo andare a tracciare sarà tangente in questo punto qui. Per cui, da qui devo andare a considerare 6 centimetri. Il nostro compasso è già aperto a 6. Vado a fare un arco qui sopra. Ora un minimo di errore ci può essere, ma dovrebbero quest'arco e questa linea e poi l'ultimo arco che sono andata a tracciare, quindi tre elementi, convergere in un unico punto. Ora, un minimo di sgarro c'è, però è un errore che può ancora essere accettabile. Quindi, puntando il compasso qua, lato 6, apertura 6, vado a tracciare
quest'arco, questa circonferenza di 6 centimetri. Questo punto che io adesso ho individuato lo chiamo F, F1. Stessa cosa la faccio dall'altra parte. Traccio questa linea che parte dal vertice del quadrato e passa per D. E poi da questo punto, dove la mia circonferenza grande incontra quella da 3, faccio un arco in questa posizione e dove la linea che ho appena tracciato incontra quest'altra circonferenza, sempre con la stessa apertura, faccio un altro arco e qua individuo il punto di tangenza e traccio quest'altra circonferenza, sempre di 6. Ora le cose cominciano a complicarsi, ma abbiamo quasi finito la parte delle circonferenze. Questo che abbiamo individuato è il punto F2. A questo punto sono andata a congiungere i centri di queste due circonferenze da 12 che io ho tracciato. Quindi ho congiunto F1 ed F2 con una linea orizzontale che non coincide con quella di mezzo, perché io so che le due circonferenze grandi che ora devo andare a tracciare da 12 sono tangenti in questo punto e in questo punto alla circonferenza da 12. Non solo, siccome queste sono di diametro 24 nonché raggio 12, io so che il mio centro di questa si trova dove la circonferenza da 12 incontra la linea. Quindi questo punto sarà G1, saranno G1 e G2, ossia dove la mia circonferenza incontra la linea. Apertura del compasso a 12. Vado a puntare il compasso dove si trova il centro della circonferenza che ho individuato. Non mi serve tracciare la circonferenza per intero, mi basta tracciare quest'arco qua in basso. La stessa cosa la faccio dall'altra parte. E come potete vedere, andando soltanto a congiungere con questa apertura lo spazio che va da questa linea fino a qui, io ho ottenuto la pancia della mela. La stessa cosa avviene dall'altra parte. Un minimo di errore ci può stare, è normale.
Anche qua mi fermo. Dove incontra quest'altra circonferenza? Ora vado a ripassare il contorno della mela, quindi andrò a ripassare la circonferenza qui in basso fino a che non incontra la linea del quadrato, quindi apertura 4, perdono, 2 e mezzo, perché devo fare la circonferenza da 5, e vado a evidenziare questa parte, e la stessa cosa faccio dall'altra parte, così. Poi devo andare a chiudere questa parte sotto con apertura 4. E ho fatto la parte bassa della mela. Così. Ma vediamo già che cominciamo ad averne una forma. Ora dobbiamo andare a creare questa curva per chiudere la mela e la circonferenza che formano le circonferenze che formano la fogliolina e il morso. Quindi questa circonferenza qui, quest'archetto qui, va a chiudere questo spicchio ed è formato con una circonferenza da 4 di raggio. Quindi prendo il compasso aperto a 4 vado dove la circonferenza da 12, le circonferenze da 12 incontrano la prima circonferenza da 13 e le vado ad incontrare qui su in alto, dopodiché il punto di incontro lo uso per chiudere la mela in questa posizione. Circonferenza sarebbe stata questa. Adesso dobbiamo andare a costruire i cerchi per fare la foglia. Allora, i due cerchi sono da 8 centimetri di diametro, quindi 4 centimetri di raggio, e si trova inclinato di 60 gradi su questa linea, ma distante rispetto al centro di questa circonferenza qui, ma i due centri non sono allineati. Distano circa, vabbè, qui distano 0,5 cm, ma la distanza è di circa 1,1, per cui come prima cosa vado a tracciarmi una linea inclinata di 60. Faccio da questa parte perché ci arriva più facilmente la squadra. Quindi da questo centro faccio passare una linea e la faccio lunga inclinata di 60 gradi, quindi tenendo la squadra in questa maniera, e
E da questo punto vado a calcolarmi, a misurarmi 1 cm e 1 cm. Apertura della circonferenza, del raggio della circonferenza di 4. Mi traccio l'arco, da questa parte ci sarà la foglia. Per tracciare la seconda circonferenza per formare la foglia, devo prima di tutto tracciare una linea tangente alle due circonferenze da 12 centimetri di diametro. Ok, e da qui, dall'asse centrale vado a prendere la misura di 3 e 7. Ho fatto prima una proporzione per trovare la distanza. 3 e 7, da questo punto, apertura 4, vado a tracciare anche soltanto questa parte d'arco. Che fa parte della foglia. Ok, e da quest'altra parte qua possiamo evidenziarlo per renderlo più chiaro. Ci resta a questo punto solo da tracciare il morso. Anche il morso è costruito con una circonferenza da 4 e il centro dista dall'estremo di questa circonferenza grande gialla 0,75-0,8 mm. Quindi da qui vado a prendere la distanza di circa 0,8 qui. E su questa vado a tracciare l'arco da 4 di quello che è il morso della mela. Quindi mi manca solo da concludere e ripassare questa parte di mela che è composta da due archi. Uno, puntando il compasso in F, apertura 12, praticamente sto ripassando, apertura 6, scusate, sto ripassando questa parte di arco fino al punto di tangenza, quindi fino a qui. Dall'altra parte non mi serve per intero, mi basta soltanto questo pezzo. Poi punto in D con apertura O 4 perché faccio un arco da 8 e vado a puntare fino a qui dove abbiamo fatto l'arco prima. E la stessa cosa in D dall'altra parte. Così. E qui abbiamo la nostra mela. Qui il nostro logo, un po' più colorato, in modo che si riesca meglio a vedere l'effetto al di là delle linee.